Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 15 giugno 1926. Figlia mia, amo tanto gli atti fatti nel mio volere che io stesso prendo l'impegno di custodirli nell'unità della mia luce suprema, in modo da renderli inseparabili da me e dagli stessi atti miei. Ciò successe per la mia mamma regina. Lei operò sempre nell'unità della luce del volere supremo. Tutti i suoi atti, l'ufficio di madre, i diritti di regina restarono inseparabili dal suo creatore. Tanto è vero che la divinità, quando sprigiona gli atti della beatitudine per felicitare tutta la patria celeste, sprigiona insieme tutti gli atti della mamma celeste, sicché tutti i santi non solo si sentono investiti dell'amore materno della loro madre, sicché tutti i santi non solo si sentono investiti delle nostre gioie e beatitudini, ma restano anche investiti dell'amore materno della loro madre e della gloria della loro regina e di tutti i suoi atti convertiti in gioie per tutta la Gerusalemme celeste. Sicché tutte le fibre del suo cuore materno
amano con amore di madre tutti i figli della patria celeste. E fa parte a tutti delle gioie di madre e della gloria di regina. Sicché lei fu madre di amore e di dolore in terra per i suoi figli, che le costarono tanto quanto le costò la vita di suo figlio, e in virtù dell'unità della luce del volere supremo che possedeva, i suoi atti rimasero inseparabili dai nostri. In cielo è madre di amore, di gioia e di gloria per tutti i suoi figli celesti, sicché tutti i santi hanno un amore maggiore e gloria e gioie di più per virtù della loro madre e sovrana regina. Perciò amo tanto chi vive nella mia volontà, che io mi abbasso fino a lei per fare insieme ciò che essa fa, per innalzarla fino al seno dell'Eterno e per fare uno l'atto suo col suo Creatore. Fino a tanto che stetti con la mia mamma nella vita nascosta di Nazareth, tutto taceva intorno a me, sebbene questo mio nascondimento insieme con la celeste regina servì mirabilmente per formare la sostanza della redenzione e poter annunziare che già stavo in mezzo a loro. Ma quando si comunicarono i frutti di essa in mezzo ai popoli, quando uscii in pubblico, mi feci conoscere e parlai loro con la potenza della mia parola creatrice. E tutto ciò che feci e dissi si divulgò e si divulga tuttora in mezzo ai popoli. Così i frutti della redenzione ebbero ed hanno i loro effetti. Volume 19, 20 giugno 1926. Fu tanto il mio dolore che la mia umanità gemente stava per soccombere e dare l'ultimo respiro. Ma mentre morivo, la mia volontà suprema, con la sua onniveggenza, fece presenti alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbero fatto regnare in loro, con dominio assoluto, l'eterno volere, i quali avrebbero preso il frutto completo della passione e morte mia, tra i quali stava a capo la mia cara madre. Lei prese tutto il deposito di tutti i miei beni e dei frutti che ci sono nella mia vita, passione e morte. Neppure un mio respiro fece andare sperduto, del quale non custodisse il prezioso frutto. Da lei dovevano essere trasmessi alla piccola neonata della mia volontà e a tutti quelli in cui il supremo volere avrebbe avuto la sua vita e il suo regno. Quando la mia umanità aspirante vide messo in salvo e assicurato il frutto completo della mia vita, passione e morte, potetti riprendere e continuare il corso della dolorosa passione. Figlia mia, la mia celeste mamma, potete darmi agli altri perché mi concepì in se stessa, mi crebbe e mi nutrì. Nessuno può dare ciò che non ha. E se mi diede alle altre creature, era perché mi possedeva. Bene, oggi sabato, dedicato alla Madonna, volgiamo lo sguardo alla Divina Maria, imparando qualche altra cosa, non solo da lei e su di lei, ma anche sulla Divina Volontà. Allora, lo scritto del 15 giugno ci ricorda una cosa molto importante. Un atto fatto nel divin volere, e per fare un atto nel divin volere noi sappiamo che è necessario anzitutto la conoscenza di questo mistero e poi l'unione e la fusione nella divina volontà negli atti che facciamo. Questa operazione spirituale, che parte chiaramente dalla conoscenza e si compie nell'azione, trasforma un atto umano in atto divino. E qui Gesù specifica che quando un atto è diventato divino, diviene inseparabile da Gesù e dai suoi stessi atti. Se uno ci pensa,
anche se è una cosa grossa per noi mortali, questo è perfettamente normale e logico. E poi spiega come questo è successo in maniera assolutamente perfetta con gli atti e con la vita della Divina Maria. Avendo lei operato sempre nella luce del supremo volere, spiega Gesù, tutti i suoi atti restarono inseparabili dal suo creatore. E cosa fanno questi atti? Questi atti qui sulla terra producono una quantità smisurata di grazia e di santità, non solo per chi li compie, ma anche per tutti coloro su cui ridondano, perché la portata di bene che innescano queste operazioni, e che ovviamente non è conosciuta dai nostri sensi, apparentemente non sembra che accada chissà cosa, è tuttavia infinita. Ma non solo. Questi atti, che da quel momento in poi appartengono a Dio, in cielo si trasformano in gloria, soli e godimenti. Lo spiega Gesù a proposito degli atti di sua mamma, e dice che quando in cielo la divinità, la Santissima Trinità, si sprigiona gli atti della beatitudine, chi lo sa che si inventerà nostro Signore per renderci beati in cielo, no? Per renderci appunto beati, dice che sprigiona insieme tutti gli atti della Mamma Celeste, cioè quegli atti che la Madonna ha compiuto sulla terra e che ora sono in Dio perché sono diventati atti divini, causano in cielo una loro fuoriuscita insieme agli atti di beatitudine compiuti dalla Santissima Trinità e rendono i beati investiti dell'amore materno della Madonna, della sua stessa gloria e di tutti i suoi atti convertiti in gioie per tutta la celeste Gerusalemme. Questo certamente vale per gli atti della Madonna, per antonomasia, ma come Gesù spiega altrove negli scritti, vale anche per i nostri atti. Un atto nella divina volontà, spiega Gesù negli scritti, adesso non ricordo ovviamente la citazione, causa un aumento di beatitudine anche ai beati che stanno nel cielo. E qui si comprende perché. Perché è un nuovo atto divino, diciamo così, è realizzato però con il concorso della nostra volontà umana, che appunto conoscendo e volendo agire in questo modo, per questa superiore volontà di Dio che vuole che così possa essere e sia, trasforma i propri atti in atti divini. Perciò, conclude Gesù, amo tanto chi vive nella mia volontà, che io mi abbasso per fare insieme, nell'atto di fusione si dice Gesù, facciamo tutto insieme, no? Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nella volontà, nei desideri e nell'amore di tutte le creature. E questo fare tutte quante le cose insieme a Gesù la innalza fino al seno nell'Eterno, l'anima, e l'Eterno fa degli atti della creatura una cosa sola con il suo creatore. Ecco, conseguentemente per questa vita ininterrotta di Maria nella divina volontà che ha causato un numero veramente incalcolabile, non voglio dire infinito, perché la Madonna è stata concepita e poi è stata assunta intorno ai 72 anni, per cui se qualcuno fosse capace di contare tutti gli anni, certo gli atti sarebbero certamente, come dire, finiti, perché cominciano dall'istante del concepimento e terminano per quanto riguarda quelli della vita terrena il giorno della sua assunzione. Ma
Quanti sono? San Luigi ricorda sempre che più facile sarebbe calcolare, o meglio contare, i granelli di sabbia sulle spiagge del mare o le gocce d'acqua dentro gli oceani. E per questo la Madonna in cielo, spiega Gesù, è madre d'amore, di gioie e di gloria per i suoi figli. E quindi tutti i santi hanno un amore maggiore, una gloria e delle gioie più grandi. Grazie a ciò che ha fatto la Madonna. Quindi vediamo come, cioè, la vita nella divina volontà che ha fatto Maria Santissima è stata una benedizione infinita per tutta la razza umana, e non solo in ordine al compimento dell'opera della redenzione, al rovesciamento insieme con Gesù della coppia Adamo ed Eva, ma ha degli effetti che vanno ben oltre, compresa la maggior gioia, il maggior amore, la maggior gloria dei beati in cielo. Ora, poi Gesù qui, nella secondo scritto del 20 giugno, ci confida un segreto. Un segreto che fa un po' da parallelo con l'altro segreto che confida nelle ore della Passione. Nelle ore della Passione Gesù dà una lettura molto bella, anche se molto singolare, diversa da quella che comunemente si dà, della sua preghiera all'orto del Getsemani, degli ulivi. Dice: Padre, allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. Nella mentalità comune, questa preghiera si interpreta, diciamo, come espressione della prova estrema a cui era sottoposta l'umanità di Cristo e dello sforzo che ha dovuto fare per uniformarsi alla volontà del Padre nonostante tutto il mare di tentazione. Elemento questo che è certamente presente nella passione di Gesù, perché la volontà di Gesù umana era perfettamente libera. E il suo essere, come è sempre stato, al perfetto unisono con quella divina, era un atto libero del Verbo incarnato. E quindi, in quanto atto libero, impegnativo, necessitante attenzione, sforzo, eccetera. Però Gesù spiega che non è per quello, anche se quello c'era, che disse quella frase. Dice: Padre, allontana da me il calice di vedere gli uomini che vivono fuori della tua volontà, nonostante tutto quello che io sto facendo per riacquistar loro la possibilità di vivere in essa. Questo dice. Dice: questo è da un tormento talmente grande, ed è bellissimo questo qui, no? Perché ci fa proprio immaginare la compassione che ha Gesù, ma proprio profonda. E questo, quando si entra un pochino nella vita della Divina Volontà, è un sentimento che si comincia a provare. Cioè ti fanno una pena mostruosa le creature. Mostruosa. Perché tutto il male che fanno, tutta la tristezza in cui sono avvolti, di una vita veramente grigia, quando non nera addirittura, come la vita di quasi tutti i mortali, è semplicemente c'è un'unica motivazione. Volontà umana, volontà umana e volontà umana. L'unica fonte delle più gravi torture della vita terrena, le più intollerabili e le senza merito, si possono chiamare così le torture della vita terrena, che non hanno nessun merito le sofferenze sofferte per quel motivo. L'immissione dentro labirinti, dove uno non capisce più niente né di se stesso né della vita e non sa come uscire fuori da questi stati di l'uomo sa solo oggi che soffre tanto, si abbarbica andando a cercare i piaceri nei divertimenti, quello che vuole, insomma, di stare un po' meglio, di uscire fuori da certe cose, e poi si ritrova che sta sempre peggio di prima. Questo è il labirinto della volontà umana. Ecco perché anche la grande misericordia verso i peccatori, perché i cosiddetti peccatori, peccatori
peccatori sono quelli che sono lontani anni luce dalla divina volontà, d'accordo? Facendo esattamente proprio il contrario, formalmente il contrario di quello che la divina volontà vuole, sono i più infelici esseri della terra. È vero che causano tanto male e che lo causano anche agli altri, ma sono degli infelici e come tali vanno compatiti e bisogna pregare per loro. Allora, questo è quello che Gesù ci dice nell'orto degli ulivi. Oggi ho detto un'altra cosa, dice, guarda, io stavo morendo, stavo per soccombere e per dare l'ultimo respiro, ma mentre morivo la volontà suprema con la sua onniveggenza fece presente alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbero fatto regnare in loro con dominio assoluto l'eterno volere. Quindi al Getsemani vide l'inutilità del suo sacrificio per tutti coloro che non volevano che regnasse e non vogliono e non vorranno che regni la divina volontà in loro, e ne ebbe un'angoscia terribile. Quando era crocifisso e stava per morire, però gli fu mostrato un'altra cosa. Dice, guarda come vale la pena tutto quello che stai vivendo, guarda le anime che vivranno con dominio assoluto sotto la reggenza dell'eterno volere e prenderanno il frutto completo della passione e morte mia. Perché, come sappiamo, Gesù non si è accontentato, come viviamo nello stato della vita presente, no? Nello stato di pellegrini e viatori, cioè, la redenzione è compiuta, sì, però come tante volte dice Papa Francesco, la Chiesa è un ospedale da campo, la redenzione è compiuta, ma appena smetti di pregare un pochino, appena ti confessi un po' più raramente o malamente, cioè, risuccede il finimondo. Gli uomini sono comunque in una situazione di umanità decaduta, sono nella prova, sono nella lotta, sono nel combattimento, le passioni continuano a rimanere impazzite. Quindi non è certo, la redenzione rimette i peccati, riacquista la grazia e dà la possibilità con molta fatica di combattere il male e vivere nel bene, raggiungendo il porto della salvezza. Per carità, è già tantissimo questo, perché prima della redenzione questo non c'era, c'era, era chiuso. Ma si può andare oltre questo? È certo, si può andare oltre questo attraverso la riapertura del paradiso terrestre, che non è esattamente identico a quello che c'era, ma è una felicità terrena autentica, è un dominio reale sulle nostre passioni, è una vittoria netta, forte, inesorabile contro i nemici della nostra salvezza, che perdono ogni potere, il demonio, il mondo, la carne. E è un cominciare da qui a vivere e a godere di alcune gioie spirituali, divine, sono un'anticamera di quelle che poi saranno piene e complete in paradiso. Cioè, Gesù ha sofferto quello che ha sofferto non solo per, come dire, darci una piccola vita abbarbicata in mezzo a mille cose, un po' mezzo repressa, poi no, dice sì, no, adesso non si possono fare tante cose, sì, con la grazia di Dio c'ho la forza per farle, però mamma mia, o magari si potessero fare un sacco di peccati, perché comunque la vita cristiana comporta delle rinunce, no? Uno potrebbe dire, se non fosse peccato, ah, come lo farei, però purtroppo non si può fare, peccato, c'è questo modo un po' brutto anche, no? Molto limitato di vivere, non traspare tutta quanta la bellezza della vita cristiana in questo orizzonte, no? E invece, mentre morivo, vidi questo, tra i quali quelli che avrebbero preso di Gesù il frutto completo della passione e morte mia. Bellissima questa espressione. Quindi il frutto completo è che non semplicemente ti vengono rimessi i peccati e ti viene ridata la grazia, ma ti viene restituita la possibilità di vivere in maniera divina, nel voler divino, divinizzando i tuoi atti. E quindi, cominciando qui a vivere in forma incipiente ma vera le gioie del paradiso. La Madonna fu una insuperabile, come dire, viene il termine, fruttificatrice del deposito di tutti i beni e dei frutti che ci sono nella vita, passione e morte di Gesù.
spiega lui stesso, dice: neppure un mio respiro fece andare sperduto del quale non custodisse il prezioso frutto, perché mai sappiamo che un respiro del Verbo incarnato, fuso con la divina volontà, è un atto eterno, immenso, infinito, perché un atto divino è anche un respiro, come lo sono i nostri, se noi portiamo i nostri respiri nella divina volontà. È bellissimo. E dalla Madonna tutti questi beni e frutti, spiega Gesù, dovevano essere trasmessi primo alla piccola neonata nella mia volontà, e così Gesù chiamava Luisa, ma anche a tutti quelli in cui il supremo volere avrebbe avuto la sua vita ed il suo regno. Quindi per noi, cioè, la cosa bella, il libro delle favole, io lo chiamo il libro di cielo, e dice: vabbè, l'ha fatto, l'ha vissuto la Madonna, per carità, la Madonna Immacolata, sì, vabbè, era la vita di Adamo e per forza non uscita mai del Creatore, era la vita di Gesù, è certo, il Verbo di Dio incarnato. Ma quando giunse il tempo di far conoscere e far pervenire agli uomini il dono, Gesù lo spiega negli scritti, no? Gesù ha scelto una figlia di Eva, non immacolata come la Madonna, ma contaminata dal peccato originale. Così, se l'ha vissuto Luisa, lo possono vivere tutti. Questa è anche la grande speranza che ci danno i santi della Chiesa Cattolica, no? Quanti santi, Sant'Ignazio di Loyola, per esempio, no? Tutti quanti, cioè tutti, molti sanno che si convertì quando fu ferito in guerra. Lui era un grande guerriero e si trovava convalescente, era stato ferito in una casa, dentro un letto, non si poteva muovere. Lui leggeva i romanzi di avventura, degli avventurieri, ecco, dei nobili, di guerre, di glorie umane. Chiese: se mi porti qualche romanzo da leggere? Non c'era nient'altro che un florileggio di santi dentro quella casa. E siccome si annoiava, questo passa al convento, leggiamoci sta roba. Cominciò a leggere così, e da lì nacque Sant'Ignazio. Perché poi a un certo punto lui non era in grado ancora di fare il discernimento degli spiriti, di cui divenne un maestro, no? Cioè leggeva quelle cose e notava la differenza, no? Che mentre quando leggeva gli scritti dei umani si gasava, si entusiasmava mentre leggeva, e poi si sentiva appesantito, insomma, passato quell'euforia istantanea, tornava al suo stato di prima. Con i libri dei santi erano diversi, perché a volte, insomma, sentiva anche una certa ripugnanza a leggere certe cose, insomma, e vedere le grandi austerità, le penitenze che facevano i santi, diciamo, questi che stanno a fare. Poi però questa cosa scendeva dentro la sua anima, produceva grande gioia, grande pace, e accendeva uno sconosciuto amore per Gesù e un desiderio di diventare come loro. Se non hanno fatti questi, cioè, insomma, alcuni santi sono stati grandi peccatori prima di essere diventati santi. Quindi se un grande peccatore è diventato santo, ma perché non io? E così cominciò la sua vita, no? Ecco, quindi se l'ha vissuto Luisa Piccarreta, figlia di Adamo e di Eva come tutti noi, tra l'altro persona di una semplicità ignorante, intelligente ma ignorante, insomma, c'era la prima o la seconda elementare. Cosa ci ha dimostrato Gesù? Che questo è un cammino per tutti coloro che lo desiderano, compresi gli illetterati e gli analfabeti, perché l'intelletto illuminato dallo Spirito Santo è il suo dono, appunto, di sapienza, di scienza, di intelletto, capisce le cose spirituali molto più di molti dotti e letterati. Tutto sta a volerle capire e a volerle fare nostre. Ecco, la Madonna ci può, non solo che ci può aiutare, ma ci proprio introduce in questo regno, perché l'ha vissuto per prima. Così come ci può dare Gesù, come lui stesso spiega concludendo, perché lo ha posseduto in maniera perfetta. Nessuno può dare ciò che non ha. E se lei ci dona incessantemente Gesù, è perché lo possiede, l'ha posseduto in maniera assolutamente perfetta.
Santa Vergine Divina Maria, abbiamo visto alcune bellezze del divino volere sotto il tuo manto, alla tua luce, col confronto e con il paragone della tua vita, che è stata vita perfettamente vissuta in questo mondo tutto quanto divino. Ecco qua che possiamo vivere la tua stessa vita, che era la vita di Gesù. Il canto che ha introdotto questa meditazione, voglio vivere con te, madre, abbandonato alla tua grazia. Ecco. Ancora di più, voglio vivere come te, madre, fuso col divin volere. Ecco. Gesù ci ha detto che quando ha visto tutte queste cose, durante la passione, dice va bene, riprendiamo la forza e andiamo a terminare la passione fino alla morte e con questa grande consolazione, perché ne valsa la pena. Almeno con tutto quello che ho sofferto io, alcuni dei miei figli sperimenteranno fin da qui tutta la gioia che apprezzo di tanto sangue e di tutte le tue lacrime Dio ci ha voluto ridonare. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.